Buon inizio settimana, sono Maurizio Poli, a Economicamente, buon lunedì, buon inizio di questa calda estate che è di Economicamente. Siamo qua, siamo in diretta sul canale Sky 810 e in streaming su ueltv.eu, anche sulla pagina Facebook della TV, UelTV, sì, su Facebook, siamo già in diretta. E iniziamo subito con la frase di buon auspicio per quanto riguarda la settimana, è l'intelligenza è l'abilità di adattarsi al cambiamento, Stephen Hawking, quindi l'intelligenza di adattarsi al cambiamento. Ma abbiamo avuto ospiti, professionisti, avvocati, professori universitari. Oggi torniamo a parlare con le aziende, a toccare il territorio, a toccare veramente le imprese e le imprenditrici. Non sono solo, do il benvenuto, eccoci qua, Marina, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Marina Zanotti, grande imprenditrice del territorio di Crema, Cremasca, sì. DOC, bellissima azienda del territorio dell'automotive, presente ormai sul territorio da quanti anni? Quasi 40, l'anno prossimo 40 anni. L'anno prossimo 40 anni, esatto, di impresa, sì. Bellissima, sì. Anche perché festeggiare i traguardi è importante, raggiungerli è importante, ricordare il passato e guardare al futuro. Passato, quando è nata l'OMZ? L'OMZ è nata nel 1983 da un'idea di mio papà che probabilmente avrebbe voluto avere un maschio, ma gli è andata male. Come si chiamava il papà? Cesare. 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 Già il nome di Cesare? Già Cesare. Esatto. È un nome. Grande Cesare, sì. E quindi è nata questa idea di lavorare insieme e di costruire quella che oggi è l'OMZ. E siamo molto orgogliosi oggi di essere qua, praticamente con la terza generazione, perché mio figlio da 8 anni è entrato in azienda e mi aiuta a gestire tutta questa meravigliosissima esperienza. La Marina così ha toccato piano la palla, ma è un tema che ne parleremo nelle prossime puntate, ne parleremo ancora, grazie alla regia, ecco qua già la tua azienda, il tuo sito. Voi fate... Noi siamo un'azienda, siamo una torneria automatica, siamo specializzati in particolare appunto nel settore automotive e sistemi sicurezza, quindi tutta la componentistica che va sugli impianti frenanti, frizione, idroguida, componenti anche per powertrain, quindi anche componenti motore per i common rail e quant'altro. Noi siamo oggi una realtà sicuramente globale, perché negli anni siamo cresciuti grazie ai nostri principali clienti che sono dei players a livello mondiale riconosciuti, ecco, qualche nome sta girando, quindi questi sono i nostri principali clienti, sì. E quindi proprio grazie a loro l'OMZ è riuscita a crescere sempre, a migliorarsi costantemente, e oggi siamo un'officina meccanica che sicuramente ha un certo peso a livello del mercato globale in campo automotive. Siete conosciuti insomma a livello del settore? Sì, direi di sì, siamo riconosciuti anche perché abbiamo la fortuna, ripeto il privilegio, di lavorare con dei clienti di portata mondiale, tant'è che noi oggi da Crema, nella nostra piccola officina, perché fondamentalmente non è una grande realtà, però noi siamo fornitori unici, peraltro, dalla Cina al Canada, Stati Uniti, Messico, tutta l'area europea ovviamente, e l'Italia per ovvie ragioni. Mica tanto piccola allora da questo punto di vista, però con orgoglio dici servo questi grandi player internazionali, ma per servirli serviranno delle certificazioni, cioè serviranno delle cose. Abbiamo parlato spesso qua di certificazioni. Sì, sì, sì. Servono? Il nostro settore in particolare sì, assolutamente, perché sono ormai una condizio sine qua non per lavorare in questo ambiente a questi livelli con questo genere di prodotti. Noi siamo certificati IATF 16949, che è la massima espressione oggi di un sistema di assicurazione qualità nel campo automotive, e è riconosciuto chiaramente a livello globale. Quindi una volta che un'azienda si presenta con questo biglietto da visita, diciamo che l'interlocutore dall'altra parte ha già ben chiaro come si lavora e quali sono le prerogative del nostro sistema. La parola certificazione dice devo ottenerla, c'è un percorso.
c'è un percorso per mantenerla, perché ci sono dei parametri ben rigidi. Noi ogni anno siamo sottoposti a degli audit da parte dei nostri certificatori, dei nostri ispettori. Sono verifiche estremamente puntuali, molto pesanti per certi versi, che vanno a toccare tutto il sistema azienda. Quindi a partire dagli approvvigionamenti, arrivare alla gestione delle risorse umane, a come si gestiscono le offerte, a come si gestiscono i fornitori e come noi gestiamo i rapporti anche con i nostri clienti in termini proprio di efficienze, quindi se siamo in tempo con le consegne, se diamo le cose fatte bene, e insomma è abbastanza complesso. È abbastanza complesso, sistema, dice, sì. Dice, ma è un circolo così, sì, è così, è complesso. Se vuoi servire questi player internazionali, sì, assolutamente. E vuoi rimanere sul mercato per 40 anni? Esatto, non si può derogare su queste cose, anche perché partiamo da un presupposto. Allora, i nostri prodotti si chiamano appunto prodotti di sicurezza, quindi quando si parla su un'auto di un impianto frenante, è chiaro ed evidente che la mente corre subito a un ambito di estrema sicurezza, quindi la nostra... Se schiaccio il pedale deve fermarsi? Assolutamente sì, perché sennò diventano guai. Esatto. Guai sempre. Ogni tanto sentiamo delle macchine ritirate per tanti problemi. Sì, ogni tanto capitano queste campagne di richiamo, che sono fondamentalmente campagne che servono appunto ad arginare il più possibile, a prevenire quelli che potrebbero essere danni potenzialmente. Anche perché in Italia non c'è la class action, ma negli Stati Uniti, ad esempio in Canada, esiste. Certo. Ed è molto pesante, ci sono avvocati specializzati in questo. Beh, infatti noi siamo anche molto attenti alla parte, ad esempio, di coperture assicurative. I nostri clienti e i nostri clienti a loro volta sollecitati dalle case madri sono assolutamente attenti anche all'aspetto assicurativo. Un altro tema che sta toccando la Marina, molto attento dal punto di vista economicamente, è la tutela patrimoniale. Eccolo qua un esempio, nel senso che io vendo questo pezzettino al Canada, ma se non ho la polizza D&O, diretta non fisse, non mi fanno fare neanche il contratto, no. E non mi fanno entrare neanche nel mercato se dal punto di vista assicurativo non ho queste coperture. Perché? Perché i danni che potrebbero far saltare di netto l'azienda. Sì, sì, assolutamente. Di netto. Assolutamente sì. Quindi le coperture, la protezione patrimoniale, quando come consulente finanziario dico alle aziende, valutate la protezione patrimoniale di trasferire questo rischio alle compagnie internazionali, che sul mercato internazionale hanno un peso, hanno una valenza. Sì, anche perché già sono argomenti molto delicati, certo, di loro. Perché dopo il fatto, lo sappiamo, no? Dello stabilire le responsabilità e in che percentuale stabilire le varie responsabilità. Però banalmente, se io faccio un pezzettino che pure è piccolino ma va all'interno di un sistema macro che poi deve fermare la vettura, se io sbaglio ovviamente tutta la vettura che se ne va, magari con i passeggeri. Quindi diventano veramente delle problematiche estremamente anche difficili da dover gestire. Noi abbiamo, come ti ripeto, questo obbligo, oltre che diciamo legale, ma è anche un obbligo morale, insomma, certo, di dover tutelare l'azienda innanzitutto, ma tutelare anche le persone che disgraziatamente questo fa parte dell'aspetto imprenditoriale, la tutela, quello che i tuoi valori, certo, della tua famiglia, della tua impresa, il rispetto dei collaboratori, il rispetto dei fornitori. Si chiama la puntata che abbiamo fatto di imprese B Corp o sostenibili. Cosa che farà il passo successivo dell'azienda sarà quello di approcciare anche questi aspetti qua, perché sono il futuro dell'azienda, sono già il cammino. Ha già detto tre cose che sta già facendo: certificazione, coinvolgimento generazionale, terza generazione, il figlio è già dentro in azienda da 8 anni, quindi sta facendo già il percorso di, chiamiamolo, formazione. Vabbè, era già quasi anche finito. Quanti anni ha il figliolo? 31. Come si chiama? Pietro. Salutiamo Pietro. So che anche come passione è un campione di... Che gare sono queste che fa tuo figlio? Sono l'ignoranza mia. Le gare sono... Allora, quest'anno... Ecco, adesso sta girando una delle macchine di Pietro. Allora, Pietro è anche un pilota di
Lamborghini, questo ecco. Preciso momento. Abbiamo fatto fino all'anno scorso il campionato italiano Gran Turismo, quest'anno abbiamo approcciato invece un campionato europeo, che è il campionato monomarca Lamborghini, con le Huracan Super Trofeo, che è un'altra tipologia di Huracan, però è sempre una macchina. E noi abbiamo l'orgoglio, insomma, di avere dei pezzi che facciamo noi. Grazie, sono regia. Anche proprio su questo tipo di macchina, perché grazie al nostro cliente, che se posso citare, certo. Non so, che è la Brembo. Salutiamo, grande azienda. Grande azienda, la Brembo, noi fornendo appunto tutte un po' le business unit, abbiamo anche all'interno, forniamo anche la business unit che è quella definita Racing, e quindi abbiamo anche dei componenti che vanno sulle auto. Insomma, la Brembo, per ricordarci, sono quei bellissimi freni rossi che si vedono sulle macchine. Rossi, gialli, dipende. Rossi, gialli, dipende. Sì. Però colorati, io sì. Rimango affascinato da questi colori che identificano, dici, questa è una garanzia di produzione internazionale, anche mondiale. Anche se la gente probabilmente non ha idea, ma Brembo, ad esempio, è anche su veicoli commerciali, quindi su Ducato, quindi su Iveco, sulle motoslitte. Sulle moto, pensa, insomma, abbiamo diversi settori. Sì, abbiamo diversi settori. Quindi un settore di coinvolgimento generazionale del figlio, passaggio non lo chiamo più, coinvolgimento è molto più bello, perché la filosofia della mamma imprenditrice, le novità del figlio devono coesistere in un mercato che cambia. Assolutamente. Che sta cambiando. Noi ci stiamo proprio evolvendo, anche perché devo dire grazie innanzitutto. Veramente mi sento di ringraziare quelli che sono i nostri clienti, che tanto ci fanno dannare delle volte, perché ci lamentiamo, perché sono sempre molto esigenti, vogliono e chiedono sempre di più a noi i famosi piani di miglioramento continuo, quindi a volte sembra di essere arrivati a una sorta di traguardo e ti spostano la bandierina. Esatto, invece ti accorgi che sei semplicemente arrivato ad una tappa che è l'inizio di un ulteriore miglioramento, e quindi è un viaggio, è un continuo viaggio questo lavoro, quindi è bello anche per quello. È bello anche per quello. Noi siamo sempre proiettati nel futuro, il bello del nostro lavoro è che noi siamo sempre proiettati nel futuro. Voglio sottolineare sempre il sorriso di Marina, che i problemi ce li ha anche lei, nel senso dal punto di vista lavorativo, parecchi. Ha sempre questo aspetto positivo, questo aspetto di giovialità che aiuta. I problemi arrivano, tanto non è che possiamo scappare. Non mi cambia niente, l'importante è riuscire ad affrontare sempre i problemi col sorriso sulle labbra, che fa la differenza. Mi diceva una cosa molto importante nel backstage prima di andare in onda. Maurizio, vedi, stiamo assistendo anche in questo particolare momento, dopo 2 anni di pandemia, questa crisi, l'inflazione, i prezzi delle materie prime, la guerra, notiamo che le imprese stanno tornando in Italia. Sì, stanno proprio tornando a casa. Purtroppo ci siamo resi conto che le distanze che fino all'altro ieri sembravano ed erano sicuramente di aiuto a tutti, appunto per evitare grossi spostamenti, limitare anche i costi di gestione di tutte queste cose, oggi con una serie appunto di eventi che abbiamo subito e stiamo subendo stanno diventando invece l'ostacolo più grande. Quindi tantissimi nostri colleghi, tantissimi nostri clienti stanno facendo delle scelte strategiche per cui da alcune aree si stanno spostando e stanno ritornando a casa. Quindi allora, questi fondi che il governo italiano ha messo a disposizione delle aziende di reshoring, cioè ritorno in Italia, perché le filiere produttive si accorciano, quindi anche il controllo dei miei fornitori è più corto. Certo. E quindi non ho, dice, ma la nave container della Cina non arriva, ci vogliono 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, arriverà. Quindi arriverà. È capitato di tutto, dagli uragani, navi che dovevano star fuori settimane. Incagliate. Sì, dovevano star fuori settimane per aspettare che passassero uragani, tempeste, e mentre dall'altra parte c'era uno stabilimento fermo che aspettava i pezzi. Quindi, allora, come in tutte le cose, i pro e i contro ci sono, quindi bisogna valutare poi alla fine, anche nei momenti storici che si stanno vivendo, quali sono realmente i benefici e gli svantaggi delle situazioni che si stanno realizzando. Io sono sempre stata fedele all'Italia. Io credo moltissimo nel Made in Italy, ma più che nel Made in Italy credo tantissimo nella capacità di noi imprenditori italiani, che, ma credo che
avrei il conforto dei miei colleghi quando dico che noi italiani veramente abbiamo una marcia in più. La capacità di risolvere i problemi. Adattarsi. La capacità di adattamento, la resilienza, che adesso va tanto di moda parlare di resilienza, ma soprattutto la capacità di trovare sempre la soluzione nei tempi più veloci e nei modi migliori, l'abbiamo solamente noi italiani. Io ormai ho una cartina di tornasole, perché confrontandoci con tutte le realtà, dalla Cina all'America, agli Stati Uniti, al Canada, insomma, ci rendiamo conto che effettivamente quello che per noi è un problema assolutamente gestibile in nanosecondo, da altre parti diventa un caso da dover trattare con riunioni su riunioni, con firme contro firme, e tu intanto sei lì che aspetti e dici: scusa, ma guarda che basterebbe fare così, abbiamo già risolto il problema. No, c'è la procedura, perché loro sono molto ingessati in queste cose, no? C'è il manuale. Sì, certo, c'è il manuale, quindi. Mentre invece noi abbiamo questa capacità di risollevarci, e credo che nel contesto socio, politico, economico, che ormai siamo abituati a vivere da un po' di tempo, abbiamo dato più volte prova di questa nostra capacità. Purtroppo non viviamo distanti da quello che sta succedendo dal punto di vista politico, economico. Purtroppo questo non ci vuole come rallentamento, a mio parere strettamente personale. Non possiamo fermare la macchina, che è già stata ferma. Non possiamo fermarci, non possiamo dare spazio ai concorrenti. No, non possiamo. Non è il momento. No. Bisogna tenere duro, abbassare la testa e andare avanti, non c'è niente da fare. Quanti collaboratori hai, Marina, nel tuo stabilimento? È un centinaio adesso, però siamo ancora sotto organico. Però collaboratori che lavorano per te, poi hai la filiera di artigiani che lavorano per te. Allora, diciamo che noi storicamente abbiamo fatto una scelta per cui tutto il nostro processo produttivo è in casa. Noi che esternalizziamo sono ovviamente i trattamenti termici o galvanici, quindi trattamenti superficiali, quelli per ovvie ragioni li abbiamo esternalizzati. Devo dire che il fatto di aver internalizzato i nostri processi, arrivando fino ad esempio per alcuni clienti finiamo anche i pezzi come assemblaggi, ha fatto sì che l'OMZ sia una torneria un po' particolare, un po' una piccola boutique. Una piccola boutique? Sì, diciamo che da noi, a me piace risolvere i problemi della gente, c'è un po' la sindrome da Croce Rossina probabilmente, quindi se uno ha un problema basta che chiami e noi riusciamo a risolvergli qualsiasi cosa, dal trovargli, non so, il materiale impossibile da trovare, a trovare la disponibilità in macchina, a trovare la scatola particolare o l'imballo strano e il trasporto anche a volte veramente eccezionale. Molto eccezionale. Ho visto partire dei camion enormi da te, però ad esempio la nostra società di consulenza si chiama Your Solution, nel senso la tua soluzione, dimmi che problema hai e te lo risolvo. Esatto. E fai la differenza con i tuoi concorrenti. Sì, fa la differenza assolutamente. Oggi ci rendiamo conto che il cliente in generale non vuole avere problemi e ha ragione. Perché noi dobbiamo essere la soluzione. Certo. Se noi diventiamo un problema, allora non ha senso che io lavori con te, se mi devi creare dei problemi. Quindi è un po' quello che dico spesso e volentieri ai miei collaboratori. Quando ci sono delle cose strane che possono succedere, dico sempre, ma se voi arrivate sulla mia scrivania dicendomi Marina abbiamo un problema, il primo problema siete voi, certo, per me. Perché non siete stati in grado di risolverlo e trovare la soluzione. Devo dire che invece in queste cose noi siamo molto bravi. Io ho dei collaboratori meravigliosi, veramente speciali. Questo è molto bello, sì, quello che stai dicendo, molto, molto, anche perché l'azienda cammina sulle gambe dei collaboratori. Assolutamente. Il patrimonio reale delle nostre aziende non sono le macchine, perché alla fine le macchine, banalizzo un pochino, però effettivamente le macchine, vabbè, prendi in mano il telefono, le ordini, compri una macchina, la metti lì e va bene. Ma quello che fa la differenza è proprio l'aspetto umano, la risorsa umana, che deve essere in grado di comandare questa macchina e far fare a questa macchina ciò che lei può esprimere. Le potenzialità di questa macchina. Allora, per fare un esempio. Un esempio, penso abbastanza calzante, è un po' come se io dovessi dare a un neopatentato in mano una macchina come quella, una Lamborghini, e dirgli: ok, adesso ti metto sul circuito e fai il tempone, devi fare... È chiaro ed evidente. Alla prima curva lo vedo già. Esatto, alla prima curva probabilmente si è preso qualche muro, qualche cosa.
Questo non perché ci sia un problema, perché la macchina è altamente performante. La persona che lo sta guidando sicuramente ha delle capacità, ma finché non è formata in un certo modo per guidare la Lamborghini, non potrà dare risultati. Noi, ad esempio, puntiamo tantissimo sulla formazione e formazione ad persona. Perché non siamo tutti uguali, no? No. Quindi noi facciamo dei percorsi di crescita condividendo gli obiettivi con i ragazzi, perché se chiedo a un pesce di volare è evidente che sarà scontento lui e sarò scontenta io. Ma se al pesce chiederò di nuotare e all'uccellino di volare, probabilmente saremo contenti in due. Certo. E quindi si va avanti più facilmente. Certo, no? È bellissimo quello che stai dicendo, la formazione ad personam, seguire la propria formazione, c'è soddisfazione, ad obiettivi raggiunti. Certo. Perché abbiamo degli step con dei percorsi ben precisi, ogni 3 mesi ci sono degli incontri per fare il punto della situazione e capire se il percorso e la formazione sono adeguati e si raggiungono gli obiettivi che hanno a livello temporale un'apertura di circa 6 mesi. Dopodiché facciamo anche noi come facciamo con i nostri clienti, alziamo l'asticella. Certo. Perché i nostri ragazzi sappiamo che possono dare veramente tantissimo. E tengo a sottolineare una cosa, non è detto che la persona che viene incaricata di raggiungere un determinato obiettivo necessariamente deve avere in partenza competenze date dalla scuola, magari da un pezzo di carta che può essere un diploma piuttosto che, perché ci siamo resi conto che questo non conta poco, conta poco, poco. Veramente molto poco. Ecco, la riforma degli ITS, la riforma degli ITS voluta dagli imprenditori, sì. C'è tutto questo tema, ma un esempio calzante, a me piace le arti marziali, il jiu-jitsu, quando mettiamo i ragazzi in ginocchio, dice adesso salta un ragazzo, salta, fai la capriola in avanti dopo averli insegnato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone da saltare. Non è detto che la cintura bianca appena arrivata non li salti, perché è giovane, 22 anni, 23, la cintura nera, prendi il sottoscritto, che ha qualche anno in più, ne salta 5, 6, poi si ferma. 8, insegna la tecnica. Sì, è vero, la tecnica te la insegno. Tu potrai saltarne 10, volendo. La stessa cosa, il parametro è uguale. Quindi la formazione, il team, gli obiettivi, questo si mantengono le aziende per 40 anni e si ha una prospettiva per il futuro. Sì. Se no, oggi come oggi, in 6 mesi, un anno, l'azienda non c'è più. Sì, anche perché io adesso volevo raccontarti un pochino invece della problematica che abbiamo incontrato noi durante la pandemia e direi subito dopo la pandemia. Cioè? Purtroppo devo considerare che oggi la parte, ad esempio, della risorsa umana giovane, chiamiamola giovane, quindi dei ragazzi veramente nati dal 2000 in avanti, ecco, purtroppo ha perso moltissimi riferimenti. Sicuramente questo isolamento non ha aiutato anche solamente magari a finire un ciclo scolastico fatto in un certo modo e quindi con interazioni reali nella cosa, ma sono venute a mancare le ambizioni. I ragazzi non hanno più fantasia, non hanno fame. La cosa che mi rattrista moltissimo è quando faccio i colloqui chiedere ai ragazzi: ma da qui a 5 anni, da qui a 10 anni, dove ti vedi? Cosa vorresti fare? Cosa vuoi diventare? E purtroppo devo dire che nel 90% dei casi la risposta è: ma non lo so, vedrò, vedremo cosa succederà. Cioè c'è quasi una sorta di rassegnazione in questi ragazzi, per cui tra la pandemia, adesso la guerra, sembra quasi che non abbiano una visibilità del loro futuro ben chiara. E quindi lasciano andare le cose così come vanno, no? Vivono giorno per giorno, senza una progettualità, senza un minimo punto, come ti ripeto, di ambizione. Ne abbiamo parlato con la psicologa, è un tema molto, molto, molto importante. So che l'OMEZ sta cercando personale. Sì, noi abbiamo proprio, guarda, in questi giorni abbiamo rimesso in cerca tutto, abbiamo almeno 15 posizioni aperte oggi, e facciamo veramente molta fatica. Sulla tua pagina Facebook, cos'è la vostra pagina Facebook? Sì, è OMZ Torneria. Torneria. Comunque
a parte quello, provi già lì l'elenco. Sì, ma stiamo facendo veramente delle campagne a tutti i livelli, cioè chiedo il palestinaio che ho sotto casa. Cioè, chi ormai state cercando come figure? Ma noi cerchiamo figure che siano tecniche dal punto di vista, ad esempio, di tornitori o conduttori di macchina, sia controllo numerico che plurimandrino. Abbiamo bisogno di gente da mettere in magazzino, bisogno di gente che vada in logistica, bisogno di gente che comunque ci dia una mano appunto a far fronte a queste richieste, perché almeno nel nostro settore, nel nostro caso, devo dire che la crisi non la stiamo sentendo, anzi le richieste sono aumentate almeno del 30% negli ultimi 6 mesi. Non riusciamo ad evadere tutto ciò che possiamo evadere proprio per la mancanza di forza lavoro. Un numero di telefono, una mail dove mandare il curriculum? Allora, il numero di telefono è 0373 20 27 00 e dove mandare il curriculum è info@omztorneria.it. Quindi il ditino, facciamo uno sforzo, andiamo a trovare la Marina o i suoi collaboratori. Certo. Per quanto riguarda un primo colloquio, una prima fase di ascolto dell'azienda. Sì. Non chiediamo subito cosa guadagno, ascoltiamo l'azienda, la sì. Possibilità di carriera c'è, la possibilità di guadagnare c'è, guardate che azienda che è, quindi la possibilità. Beh anche... sì, devo dire che molto orgogliosamente devo dire che la nostra è veramente una bella azienda. Ecco. È proprio una bella azienda. Rispecchia il bellissimo sorriso di ti ringrazio, Maurizio, Marina. Però noi siamo anche già un'azienda, ci tengo a dirlo, 4.0 vera. Bella. Sì. Il tempo è volato, una cavalcata velocissima con la MZ, una bellissima realtà qui economicamente, ringrazio Marina. Grazie Maurizio. E ti dedico questa frase per la conclusione della puntata e rimandarvi a domani, domani mattina 8.30, altro ospite, altra cavalcata questa estiva, e di Paolo Coelho, grande scrittore che mi piace moltissimo, ma la frase è tua, che dice che i problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni. Marina ne è un esempio. È vero. Alla prossima puntata. Grazie.